Arnaldo Franzini, partiamo dall'aspetto positivo, poi veniamo a parlare di cosa è successo nel corso della partita. Il Lumezzano è tornato, si è rivista la squadra garibaldina, cattiva, concreta, fin dal primo minuto e ha tenuto alta l'attenzione tutti i 90, quasi tutti i 90. Abbiamo fatto un'ottima partita. Nel primo tempo più di controllo, nel secondo invece abbiamo segnato con un'ottima azione un gran gol. Potevamo raddoppiare, partite in assoluto controllo. Praticamente solo punizioni laterali o punizioni anche centrali, il Legnega riusciva ad arrivare in area. Purtroppo una partita che abbiamo perso senza accorgersi di aver perso. Il rammarico è grande perché si è affrontato nel modo giusto una squadra che arriva da una serie di risultati utili, di 18 risultati utili, praticamente ha perso solo una partita, lo dicevamo nelle pre-gara, in un momento per noi magari di difficoltà c'è stata una reazione forte. La miglior partita sicuramente delle ultime disputate, considerando anche l'avversario che, come hai detto tu, erano 20 partite praticamente che in serie positiva, e la maggior parte delle quali poi vinte. Però oggi non si era vista, oggi abbiamo visto il Lumezzane ha fatto un'ottima partita, accorta, attenta, propositiva, è andata meritatamente in vantaggio, siamo andati, e ripeto, abbiamo avuto anche due o tre situazioni per poterla chiudere. E poi l'episodio del rigore è stato determinante, ma poi ci si aveva messo anche del nostro, perché prendere gol in quel modo con la nostra squadra in campo è una cosa difficile da accettare. Ancora una volta però a rompere l'equilibrio, a mandare in difficoltà, è stato un fattore esterno, un episodio che lascia molti dubbi. Il rigore l'abbiamo già rivisto, è una cosa assurda. Però purtroppo c'è poco da fare, ce li fischiano specialmente contro. E dobbiamo essere più forti anche di questo. È mancata forse alla squadra solo la precisione nel passaggio finale, soprattutto nel secondo tempo, le ripartenze dopo il vantaggio potevano essere gestite meglio. Sì, quello sicuramente, ma a parte l'occasione in cui abbiamo poi sbagliato anche il 2-0, ma anche altre volte con la linea loro che indietreggiavano, noi puntavamo la linea, siamo tante volte con l'ultimo passaggio per fargli male. E lì non l'abbiamo fatto bene e alla fine abbiamo pagato. Grazie. Grazie a voi.